Bene, buonasera a tutti e ben trovati intanto. Lo scopo della serata, volevo condividere un po' il percorso che ho fatto questi ultimi mesi, che ho fatto delle prove così sul CAD. Velocemente, io ho cercato di usare prevalentemente Blender e vedere se si riusciva a ottenere qualcosa di parametrico e utilizzabile come CAD. Anche con i vari add-on, però è impossibile praticamente. E quindi un po' ho cercato in giro su software libero per vedere che alternativa ci potesse essere a FreeCAD. E ho trovato Plasticity, che è un software nuovo, abbastanza recente, che è scritto anche per Linux, c'è la PyMage scaricabile. Il problema è che dalla versione 1.0, quando sarà stabile, sarà a pagamento, quindi no, non è software libero. E niente, non c'è un'alternativa di software libero a FreeCAD che io abbia trovato, diciamo. Quindi ho iniziato a fare ricerca e guardare. Io non sapevo dell'esistenza di un branch effettivamente. Cioè, il branch sarebbe dalla versione stabile di FreeCAD, quella che trovate nel sito che potete scaricare. C'è un fork, praticamente c'è stato uno sviluppatore che si è messo a scrivere software e da FreeCAD ha fatto una versione praticamente alternativa, diciamo, alternativa. Diversa, modificata, ha migliorato diverse cose. E l'ho testata e devo dire che i miglioramenti sono interessanti, ok? Quindi parte del lavoro che ha fatto è già stato portato alla stabile, quindi già c'è dentro. Però gran parte del lavoro ancora non è stato passato alla stabile perché è talmente corposo e importante che ci vuole tempo testarlo e fin tanto che non è testato non lo troviamo, diciamo, non troviamo questi miglioramenti nella versione stabile di FreeCAD, quella che scarichiamo ufficialmente dal sito. E quindi il discorso stabilità sul software libero. La stabilità assoluta non si ha mai, neanche sul software proprietario, però io l'ho usato abbastanza e devo dire che funziona, insomma. Cioè. E quindi la speranza è quella che magari qualcuno lo provi, lo scarichi, lo provi e magari lo usi, ecco. Questo è lo scopo delle nostre serate, far conoscere i miglioramenti, le novità che ci sono, e cercare di dare un aiuto agli utenti in modo che usino software libero il più possibile. E quindi lo scopo è un po' questo. E io, come titolo, ho messo una comparazione fra altri due software, ce ne sono anche degli altri software proprietari blasonati che sono molto simili a FreeCAD, cioè il flusso di lavoro è praticamente uguale, nel senso che si basa su uno sketch. E dallo sketch si fa un'estrusione che può essere un'aggiunta di materiale oppure una funzione booleana che va a togliere del materiale. A grandi linee praticamente tutti funzionano così, sia SolidWorks che Onshape, che è un'alternativa a SolidWorks, oppure anche SolidEdge. Quindi adesso questa versione che vi farò vedere, diciamo. Secondo me vale la pena provarla, è veramente interessante. Vediamo un po' diciamo, i tratti salienti di questa cosa. Intanto il talk è basato sull'ambiente Part Design e Assembly. Per chi usa il CAD sarà una cosa abbastanza scontata.
Chi non sa di CAD, magari qualcuno partecipa al talk e magari non è proprio esperto di CAD, e su FreeCAD ci sono vari ambienti. C'è l'ambiente per disegnare, per l'architettura, c'è l'ambiente, non so, per la simulazione dei materiali. Ci sono tanti ambienti. Usano FreeCAD come base per poter scrivere software e fare altre cose. Ok? All'interno di FreeCAD c'è un altro ambiente che sarebbe il PART, che sempre comunque crea dei solidi e si possono, e anche c'è anche il Draft, che è un ambiente per il disegno 2D, diciamo come AutoCAD 2D, diciamo così. Io consiglio a chi vuole provare FreeCAD di usare solo l'ambiente PART Design. Ci sono degli strumenti sugli altri ambienti che magari velocizzano certe operazioni, però uscendo dall'ambiente PART Design, adesso non approfondiamo il discorso, comunque diciamo, è consigliabile restare all'interno di PART Design, specie per i nuovi utenti, okay? Perché uno è esperto, magari sa cosa sta facendo, allora può cambiare anche l'ambiente, utilizzare altri strumenti e poi ritornare all'interno di PART Design. E l'assembly è l'ambiente in cui vengono assemblate le parti, quindi in PART Design si fa la parte e in assembly si assemblano le parti, perché così funzionano anche tutti gli altri software. E se dobbiamo creare, non so, un'automobile, una parte sarà, non so, il cerchione, una parte sarà il pneumatico, una parte sarà la vite, e in assembly si aggiungono i vari componenti, si duplicano e si assemblano e si fa. Non è che in PART Design si disegna tutto, cioè si può fare anche quello, però è sconsigliabile. Molto più flessibile avere in PART Design si fa la parte, l'oggetto singolo, e in assembly si assemblano i vari componenti. Quindi questi due workbench, quindi ambienti di lavoro, verranno trattati solo questi due. Allora, le versioni disponibili attualmente, c'è la versione stabile di FreeCAD che è 0.20.1, ad esempio, adesso attualmente è quella, e se no c'è il branch che è stato sviluppato da uno sviluppatore, non so la nazionalità di preciso, comunque si fa chiamare Real Thunder, e quindi se andate su GitHub Real Thunder trovate la versione scaricabile che è a quel link lì, praticamente github.com realthunder freecad release. Lì dentro trovate le versioni, scaricate la versione per Linux Appimage, la scaricate, fate clic destro sull'eseguibile, sull'Appimage, andate sui permessi, date il permesso di esecuzione, cliccate sopra e si apre. Quindi non va, diciamo, installata, va solo aperta. E come tutte le API major dal resto. Ci sono due branch. C'è la Link Stage 3 e la Link Daily. Quali sono le differenze? Beh, diciamo che la Link Stage 3 è basata sulla versione stabile di FreeCAD 0.19 e non ha gli ultimi miglioramenti che andremo a vedere. Invece la daily, che sarebbe diciamo la giornaliera praticamente, ma non è giornaliera, questa ha i miglioramenti, gli ultimi miglioramenti che sono da testare e si spera che in futuro vengano inglobati nella versione stabile di FreeCAD, quella ufficiale. Allora, diciamo che intanto io vi consiglio di usare, se ha senso usare la daily, ok?
quella che vi ho linkato prima. Dimmi. Ma questa daily è lo sviluppo di FreeCAD o lo sviluppo di questo tizio qua? Questo ha preso FreeCAD, Real Thunder qua, ha preso FreeCAD e ha fatto un branch. Quindi sì, ho capito, ma quindi queste due versioni là, Sì. no, Stage 3 e Link Daily, sono tutti e due Di branch di Real questo Thunder, sono tipo. tutte e due di Real Ah, stiamo Thunder. parlando di questo. Esatto, queste due sono due branch che ha fatto lui, ok? Però non ha tanto senso usare, perché la Link Stage 3 è più stabile, basata sulla versione precedente di FreeCAD, però non è che abbia tanto senso, non so, io non, cioè, l'ho scaricato, l'ho aperta, però usare una versione precedente che non ha tutti i miglioramenti non è che abbia tanto senso. Ha più senso usare l'ultima versione e quella, diciamo, in sviluppo più avanzato, che ha tutte le funzioni innovative che non ha le altre. Questo è una questione di leggerezza e non caricarsi su tutto il FreeCAD all'interno del No, la differenza sta in qualcos'altro. Ok, allora, difatti, una delle differenze è l'interfaccia grafica. Ha lavorato molto sull'interfaccia grafica. Ok, e qui ad esempio, poi quando andremo ad aprirlo, perché non, cioè, è importante, l'interfaccia grafica non è una cosa poco sull'uso, diciamo, del CAD. Avere un'interfaccia che ti agevola, che ti amplia anche lo spazio di lavoro, è molto più simile ai software proprietari, quindi se uno migra, si trova già a suo agio, è importante, non è una cosa a poco. E io ho trovato interessante questa configurazione, che è quella che vi farò vedere dopo. Se volete, ad esempio, usare questa configurazione, da GitHub c'è un ragazzo, il suo sito si chiama Officina Robotica, andate su quel link lì e trovate su GitHub le configurazioni praticamente già fatte. Voi scaricate il file, all'interno c'è una directory, SRC. All'interno di questa directory ci sono le directory GUI e settings, e vanno copiate sulla cartella FreeCAD dell'utente. Ok, quindi vediamo, dovrei averlo. Ecco qua, questo è il file che scaricate, zippato, questa è la cartella decompressa, c'è la directory SRC, e all'interno ci sono due directory, GUI e settings. Queste semplicemente le spostate sulla home, fate CTRL-H per visualizzare le cartelle nascoste, che sono quelle di configurazione. C'è la cartella FreeCAD, ok, e le copiate all'interno qua, settings e GUI, ok. Copiando, cioè, come tutti i software in Linux, hanno le configurazioni all'interno della directory utente, e quindi caricando i presetting all'interno, quando aprite il software già trovate le modifiche. Okay? L'ultimo passaggio da fare è andare su strumenti, preset configuration, e selezionare Split Dark, che sarebbe il nome della configurazione che ha fatto questo, e diventa proprio identica a quella che vedremo poi quando la apro. Quindi questo è il passaggio se volete configurare l'interfaccia come quella che vi farò vedere tra un attimo. Quali sono i principali miglioramenti? Allora, la denominazione topologica. L'interfaccia utente è migliorata, ad esempio la modalità di sovrapposizione che vedremo poi, il supporto a rendering con ombreggiatura, il pie menu, il paradigma dei solidi multipli, subshape binder
migliorato, vabbè, le configurazioni e vabbè, molto altro perché ci sono veramente tante, tante modifiche. Qualcuno di voi sa cos'è il problema della denominazione topologica? No, allora è un problema che affligge un po' tutti i CAD parametrici. Ok, cosa vuol dire? Io posso fare uno sketch su una faccia, cioè io faccio un cubo ad esempio su una faccia. Seleziono una faccia e gli dico fammi uno sketch lì, ok? Su quello sketch disegno, estrudo, faccio. Il problema Definisci è, anche sketch. allora, lo sketch è il disegno 2D. Allora, tutti questi software qua, da SOLIDWORKS, SolidEdge, OnShape, FreeCAD, funzionano tutti allo stesso modo. Nell'ambiente part design, ok, prima si crea un body, cioè un corpo, e diciamo una directory, una cartella all'interno della quale ci sono tutte le feature, quindi tutte le estrusioni, tutti i fori, tutti i filetti, tutte gli array, okay, le interpolazioni polari e quant'altro. Tutto sono all'interno di un corpo. Per fare un'estrusione e quindi creare un solido, prima si disegna in 2D, si fa uno sketch. Lo sketch è praticamente un disegno 2D di una forma, è la forma che ti interessa. Si chiude lo sketch e si estrude. Ok, quindi se io posso creare uno sketch su una faccia, seleziono una faccia di un oggetto e gli dico fammi uno sketch su quella faccia. Cosa succede? Se per caso quella faccia, cioè io abbino lo sketch alla faccia, non so, numero 5, se quella faccia in seguito, ad esempio, viene divisa in due, ipoteticamente, lo sketch magari. E una delle due facce magari va da un'altra parte, cioè le 5 non è più lì, ma va da un'altra parte, per effetto del taglio della lavorazione. Potrebbe essere che lo sketch si sposta, va da un'altra parte e ti rovina il pezzo, cioè il pezzo esplode. Questo è il problema della denominazione topologica, cioè attaccare gli sketch. Grazie. No, ma ne ho anch'io. Attaccare gli sketch a delle facce non è solido, non è una cosa robusta. Gli sketch vanno possibilmente collegati con le origini del body, con le origini del pezzo proprio. Ok, quindi Real Thunder ha detto che praticamente con l'aggiornamento suo, questa versione, il problema della denominazione topologica l'ha risolto. Ok, quindi ci ha lavorato tanto sopra per far questo. È comunque consigliabile non attaccare gli sketch alle facce, possibilmente. E poi vediamo anche come si può fare. L'interfaccia utente migliorata, va bene, la vediamo poi. Anzi, porca mia, devo prendere una caramella per forza. Allora, apro FreeCAD e questa è la versione Link Daily. Da strumenti, preset configuration, ecco qua, scegliete Split Dark e avete questa interfaccia, come dicevo prima. Allora, il discorso dell'interfaccia utente migliorata e la modalità sovrapposizione. Allora, ti faccio vedere il processo in part design. Allora, siamo nell'ambiente part design, intanto, okay? Se non conosci bene FreeCAD. Ci sono tanti ambienti, lo si sceglie da qua e tratteremo solo part design. Prima si crea un corpo e poi si crea uno schizzo. Vedi? Adesso qui sulla destra hai una
una tabella all'interno della quale ci sono varie possibilità. Tu scegli il piano sul quale vuoi fare lo sketch. Supponiamo l'XY e fai ok. Qui cambi modalità, entri in un'altra modalità, cambi gli strumenti e qui inizi a disegnare. Supponiamo di fare un rettangolo, solo per farvi vedere il discorso. Chiudi lo sketch e poi ha tutti gli strumenti per l'estrusione. Quindi questa è l'estrusione, questa è una rivoluzione, e va avanti. La serata non è imparare a usare FreeCAD, perché altrimenti cambiamo scopo della serata. Fai un'estrusione, qui cambi la dimensione dell'estrusione e hai fatto un solido. Ok. E la modalità sovrapposizione è questa. Vedi, qui c'è l'albero delle feature, ok, l'albero dove ci sono tutti gli sketch. Questo è lo sketch che abbiamo appena realizzato. Questa è l'estrusione, il pad è l'estrusione. Ok, vedi che il solido è visibile in trasparenza sull'albero. Quindi in trasparenza io posso scegliere sia l'albero sia l'oggetto. Qui ha fatto un gran lavoro. Cioè, non è proprio scontata sta roba qua. Quindi questo ti ha ampliato lo spazio dello schermo, che è sempre un problema in FreeCAD. O no? Sì. Sì, ok, confermi. Questo è il discorso della modalità sovrapposizione, poi ce ne sono tante altre comunque. Il supporto a rendering con ombreggiatura praticamente, che trovate solo sulla versione Link Daily, è questo, è lo shadow. Quindi avete il pezzo ombreggiato, quindi vi crea già un piano e le ombre. Diciamo che è già una gran cosa, nel senso, non è fondamentale per il CAD, però diciamo che tutti gli altri Riconoscere il pezzo mentre lo sta lavorando. Tutti gli altri software hanno la modalità con ombreggiatura così. E adesso appunto c'è anche in questa versione. Il Pie Menu. Un'altra novità di questa versione, il Pie Menu, chi usa Blender lo conosce, cioè è quel menu che appare cliccando una scorciatoia a tastiera, ti fa apparire una ruota con tutti gli strumenti Blender. Ok. Per fare un Pie Menu personalizzato, si fa clic destro sulla barra degli strumenti, si va su personalizza, barra degli strumenti, globale. Ok, e qui si fa un nuovo. Si chiama come si vuole, tanto facciamo una prova così, tanto Hanno creato e ce ne sono già pronti. per... No, beh, ma è semplicissimo da fare. E crea un nuovo, diciamo, un nuovo Pie Menu, lo chiami come preferisci, e adesso basta aggiungere praticamente gli strumenti. Noi lavoriamo in part design, quindi supponiamo di aggiungere gli strumenti principali, tanto per fare la prova. Quindi lo sketch è il primo che si usa spesso, l'estrusione, idem, la tasca, ok, e aggiungete quello che vi pare. L'ultima cosa da fare e aggiungere la scorciatoia da tastiera. Quindi la scorciatoia da tastiera la si aggiunge qua. Supponiamo di usare il Q e di assegnarlo. Chiudiamo. Adesso io, quando premo Q, mi appare praticamente il Pie Menu. Supponiamo ad esempio di selezionare la faccia e fare quello che non bisognerebbe fare, cioè fare uno sketch sulla faccia. Faccio uno sketch, ok, chiudo, premo Q, vado in estrusione e faccio ok. Ok.
Anche questa non è una cosa fondamentale, però o si usano scorciatoie a tastiera e qui è possibile usarle perché si possono customizzare tutte le scorciatoie che preferiamo, oppure possiamo usare il PyMenu. Questa è un'altra novità. Il paradigma di solidi multipli. Allora, all'interno di un body, nella versione stabile è tassativo che ci sia un unico corpo, un'unica forma all'interno. Non è possibile avere due corpi separati. Cioè, se io adesso creo un nuovo sketch, ad esempio, okay, sul piano XY, ad esempio, e disegno qualcos'altro qua. Chiudo, ok, seleziono lo schizzo e gli dico estrudi, lui mi fa un altro corpo. Se scusate, ho aperto un'altra. Vi faccio vedere sulla versione 0.20, la versione stabile di FreeCAD, che è questa qua. Se facciamo la stessa cosa, non vi lascia assolutamente fare. Allora, supponiamo di fare un corpo, uno sketch, come abbiamo fatto di là. Ok. E faccio un altro, due forme distinte praticamente. Chiudo lo sketch e faccio un'estrusione. Vi dà un messaggio di errore, non potete farlo. Ah, anche se le due forme sono nello stesso sketch. Due forme separate nello stesso sketch non si E possono le due avere. forme, ognuna con il proprio sketch? Allora, se la fai all'interno del corpo, cioè all'interno della forma qua, sì. Cioè, se io faccio una cosa così, sì, perché diventa una piastra con un foro. Però se quel cerchio lo trascino al di fuori, diventa un multicorpo. E non è possibile. Questo problema qua blocca molti utenti non esperti, diciamo, perché anche quando si fanno, ad esempio, Io ho smesso di degli usarlo. array, ad esempio, delle moltiplicazioni di oggetti, quando si crea un multicorpo, ok, io moltiplico un oggetto, fin tanto che lo moltiplico all'interno della stessa figura, ok, che è collegata, ma nel momento in cui si distacca diventa un multicorpo, mi dà errore e si ferma. Invece in questa versione non c'è il problema del multicorpo, problema, scelta, non è che. Incida Comunque. sulla posizione dello spazio, cioè se io l'oggetto lo sposto su un piano No, parallelo. questi due oggetti sulla versione stabile. Essere separati. Per poter essere estrusi, devono toccarsi, anche poco, ma devono toccarsi. Deve essere un unico corpo, non puoi avere più corpi. E se io lo faccio su un altro piano, è lo stesso? Devono toccarsi, il corpo deve essere uno solo. Se vuoi fare un altro oggetto, fai un altro corpo, ok? Fai un altro sketch e disegni un altro oggetto. Cioè, Ma se all'interno potessi tu del. crearsi degli spazi diversi, cioè se fossero su Ascolta, spazi Nicola, qua. tutte le alternative che vuoi, ma all'interno dello stesso body qua, di questo body qua, all'interno di questo body qua, le estrusioni sono possibili solo ed esclusivamente se gli sketch creano un solo corpo. Se ne creano due, dà un errore e non ti lascia. Lo Invece, spazio è utile o non so, non so come sta andando a vedere FreeCAD, ma è utile nel senso che puoi dare delle finte o in realtà è finché lo stai costruendo e poi le unisci. Se devo togliere quelle lì, magari poi insieme con un'idea quella, può evitare di fare due allora, cose assurde. diciamo che anche SolidWorks funziona così, nel senso non è possibile all'interno dello stesso corpo fare più corpi separati, non è possibile.
KTA, che è sempre del Solar System, credo di sì, però ad esempio SOLIDWORKS no, neanche un Potrebbe shim. essere stato intermedio, voglio dire, ma è solo quando dovrà costruire questo montino, dopo andare a lavorarlo, quindi dici così, dopodiché inizio, suppongo. Diciamo che non è che ci sia una motivazione proprio, non so quale sia il vantaggio di avere un corpo solo all'interno dello stesso body, però il problema è che un nuovo utente che usa FreeCAD per la prima volta e fa un'estrusione e continua ad avere errori, oppure fa un array di un oggetto e ha errori e poi a un certo punto si stanca, chiude e cambia. Questo si succede. Con questa versione non succede più. Però questo porta a incompatibilità anche a livello di Ah file, sì, sistema ah, di. bravo, bravo. Attenzione, i vostri progetti, se decidete di farli sulla versione stabile, li aprite con la versione stabile. Se usate la versione branch, dovete usare quella, perché altrimenti avete seri, molta probabilità di avere incompatibilità. Chiaro? Cioè, Una volta creato un progetto col branch, riesce il ragazzo a renderlo compatibile con ripeto, è molto probabile che non sia compatibile. sia Eh compatibile. sì, perché cioè, ti rompe tutto l'albero se ad esempio hai fatto un multicorpo, ad esempio, oppure hai usato la funzione che c'è sul branch e non c'è sulla stabile. Quindi, se fate un progetto su uno, usate quello. Ok, bravo. Sta roba qua mi ero dimenticata di dirlo. Adesso Bishop Binder, vediamo dopo, casomai, le configurazioni, vabbè, e molto altro. Andrò sempre sul discorso di quando tu nello stesso body, con questa versione qua, chiamano un'altra versione, e crei i due, io li chiamo oggetti, tu li Sì, beh, chiamate multicorpo, sì, dei ok. corpi, no? Sì. Tu hai due oggetti sono considerati separati comunque. Non so se hai capito Sì, cosa sono due intendo. oggetti separati, però attenzione perché comunque tutto quello che è all'interno dello stesso corpo, quando tu usi delle funzioni che fanno riferimento al corpo, Si modifica su di loro. sono relegate a quel corpo lì. Come se tu dici, Quindi, ad esempio, tu che quello che è dentro quel corpo lì lo estrudi di altri 5, te lo fa su tutto, esatto. giustamente. Okay, quindi ci sono delle funzioni che agiscono sul corpo e quindi tutti gli oggetti che sono sul corpo vengono influenzati. Lo Okay. scavallo, nel senso Sì, esatto. Sì, sì, sì. sì, Se sì. è una funzione che agisce sul Io corpo, valuto tutti gli oggetti che tutto. sono all'interno, se invece volete avere due corpi separati, create un nuovo corpo e all'interno fate lo sketch, fate le estrusioni e tutto Sì, quanto. però scusa, lì nel link vedi il corpo passato uno, cioè Vabbè, lo ma. scavallamento dell'albero è un po' di No, scavallamento, ma di l'altro lato. body ne puoi fare quanti ne vuoi. Ok? L'unica differenza è come FreeCAD stabile, uguale. Di body ne fai quanti ne vuoi. In teoria, all'interno di un body ci dovrebbe essere solo un corpo unico, come ho detto, no? Però questo ti consente di avere anche un multicorpo all'interno dello stesso body. Ok? Questa è la differenza. Avrete sicuramente meno errori, specie se siete. Non siete proprio esperti di usare un CAD parametrico, ecco. Vabbè, andiamo avanti. Allora, queste sono le domande che io farei arrivando da SOLIDWORKS a una persona che mi invita a usare FreeCAD. Dov'è la barra di inserimento del feature manager? Quella barra, c'è una barra su SOLIDWORKS e anche su Onshape, scusate, qui sull'albero che si trascina su e giù, ok, e che vi fa tornare indietro nelle funzioni precedenti, ok? Quindi si trascina su e giù, esatto, però ha un senso perché nel disegno parametrico, ad esempio, applicare un raggio
una raggiatura su una faccia prima o dopo di una funzione, non è la stessa cosa. Quindi il senso di quella cosa lì è tornare indietro per poter fare una funzione, tipo una raggiatura, una smussatura, un forum, qualcosa, e poi poter ripristinare. E a volte, comunque, anche in SOLIDWORKS, se non è concesso, si rompe l'albero. Quindi iniziano gli errori, i problemi e devi risolvere. E questa cosa qua, chi arriva da questi software si domanda dov'è. Allora, praticamente è questa etichetta verde che c'è sull'ultima funzione. Se io clicco sulla funzione precedente, faccio clic destro e scelgo Set Body Tip, vedete che è sparita l'ultima funzione che ho fatto, cioè l'estrusione dell'asola. E adesso l'ultima funzione, l'etichetta è su questa estrusione. Se scelgo quella precedente e faccio destro Set Body Tip, torno indietro ancora e vado alla prima estrusione che ho fatto. Ok? Quindi questo serve appunto per andare indietro nel tempo, fare una lavorazione e poi ripristinare, perché è importante prima di proseguire il lavoro, tornare sull'ultima funzione che abbiamo fatto e rimetterla come ultima lavorazione. Una bella cosa che hanno aggiunto su questa versione è anche la possibilità di spegnere e accendere gli oggetti dall'albero. E non è poco. Cioè, nel senso, qui praticamente se io clicco qua, scusate, cliccando qua faccio la stessa identica cosa che faccio con la barra di trascinamento in SOLIDWORKS e Onshape per quanto riguarda vedere le lavorazioni. Non è la stessa cosa se io devo lavorarci su quel livello, su quel punto dove era arrivato, perché altrimenti devo andare qui, fare clic destro, settarlo come tip praticamente, qui faccio la lavorazione, poi torno e torno all'ultima feature praticamente. Ok? Quindi questa cosa qua è come SOLIDWORKS, come Onshape, non è agile come nel software proprietario, perché sì, la si trascina su e giù, però c'è anche qua, è un po' diversa. Le configurazioni top-down e bottom-up. Sapete cosa sono le configurazioni? Tu sì che lo sai. Praticamente le configurazioni sono, diciamo, a livello industriale non è che si disegna 1000 volte un oggetto, si disegna un oggetto e le sue varianti. Le sue varianti sono le configurazioni. Cosa vuol dire? Se io disegno, non so, un cilindro con vari diametri, ok, varie lunghezze, disegno un cilindro e lo cuoto, e poi ho una tabella nella quale ci sono tutte le alternative, tutte le varianti, diciamo, okay? E vado a selezionare quella tabella, in automatico mi cambia il diametro, l'altezza e ho tutte le configurazioni di quel pezzo. Sono i parametri quelli, il concetto del parametro. No, puoi congelare, diciamo, tu lo richiami in un assieme, gli dici questo qua è un cilindro nella configurazione lungo 100. Cioè non è che tu, quando tu hai un software parametrico, cambi una ruota, lo rigeneri e lo salvi con quel nome lì e a quelle misure lì. Mentre quello lì è all'interno dello stesso file. Lui può avere varie configurazioni, cioè una cosa Poi ti faccio che vedere come funziona. te lo trovi Beh, utile negli assiemi, cioè mentre tu puoi avere un assieme che è fatto da varie parti parametriche, vai su una tabella, accendi, gli dici che configurazione è, e quando vai a vedere gli assiemi puoi dire sto pezzo qua ha soltanto questi accessori oppure ne ha degli altri. Oppure puoi utilizzarli nella posizione chiusa, posizione aperta,
poi vediamo. E questa cosa qua, diciamo, su questa versione c'è la possibilità di fare le configurazioni, diciamo, un po' come gli altri software, diciamo, proprietari. Cioè, quindi le configurazioni non sono dei file salvati, sono Le come dire config... una istanza di quello che uno fosse aperto, modificato a mano di valori e messo È in più un facile modo. vederlo poi che spiegarlo, poi vediamo. I top down e il bottom up sono due tecniche di disegno che normalmente vengono usate. Il bottom up, cioè partire dal basso, cioè dal pezzo più semplice, andare su, vuol dire disegno una vite, chiudo il file, apro un altro file, disegno il cerchione, chiudo il file, apro un altro file, disegno il pneumatico. Chiudo il file, apro il file e disegno qualcos'altro, poi ne assieme li attacco. Però nella pratica non sempre è così semplice, perché se io devo fare una staffa che collega un pezzo che ho disegnato, un altro pezzo che ho disegnato, non è che mi ricordo a memoria le misure, dove sono i fori, i passi, cioè bisogna usare la tecnica top down, cioè avere vari pezzi. I vari pezzi che ho disegnato li metto insieme, ok, e su questi ho il sistema di prendere le coordinate esistenti e disegnare il pezzo che mi serve, quindi la staffa, vedo le misure e ci disegno sopra. E questo sarebbe il top down, cioè partire dall'assieme, diciamo, e andare al pezzo più semplice. In realtà normalmente si fa anche una via di mezzo, cioè non sempre si fa il bottom up o il top down, si fa un po', diciamo, che chi disegna lo sa. Però importante, cioè, se io arrivassi da SolidWorks mi chiederei come si fa a fare questo in FreeCAD. Ok? Poi non so se hai altre domande. No, niente. Allora, vabbè, prima di arrivare a queste cose qua le vediamo poi. Cioè, queste qua le ho presentate perché si possono fare, diciamo, con queste versioni del software si possono fare più facilmente. Allora, li ho chiamati tricks, però vabbè. Differenze fra la versione stabile e la branch. Allora, l'offset dello sketch, grande roba, nel senso, per disegnare su un corpo deve essere attivo, quindi ci faccio doppio clic ed è attivo il disegno su questo corpo. Se faccio doppio clic qua, è attivo questo corpo e ci disegno qui dentro. Allora, questa è una bella cosa. Quando faccio uno sketch, nella tabella che mi trovo sulla destra qua, ho la possibilità di fare un offset dello sketch, e questo è molto comodo nella pratica. Quindi seleziono un piano, ok, può essere il piano XY o un altro piano, e poi se andate giù trovate qui la possibilità di dare un offset, non so, ad esempio 30 mm, e facciamo ok. Cosa succede? Che se io faccio il solito quadrato e attivo, visualizzo gli assi, vedete che l'ho disegnato a 30 mm dal piano XY. Ok? E addirittura se io faccio clic sullo sketch, qui a fianco ho la possibilità di modificarla questa quota qua, quindi la cambio, va a 40, va a 40. Non c'è anche della 020 questa cosa? No. No? Allora, diciamo che sulla versione stabile normalmente si faceva così. Si faceva un piano, questo è lo strumento per creare i piani, ok? Gli si dice dove attaccare il piano, quindi sempre uno dei piani, e
e forse allora c'era la possibilità di alzarlo. Ok. Esatto. Fai direttamente sullo SketchUp, sì, dovrei aggiungere l'altro E piano, si può, e quello si che può, puoi mettere tu in e si può parte, cambiarla in corsa. ci metti lo sketch dove fare. Ok. Fit tolerance, un'altra bella cosa. Allora, se prendiamo questo sketch e lo studiamo, ok. Bene, supponiamo, vabbè, lo facciamo qua, facciamo uno sketch sulla faccia, anzi no, scusate, non è che facciamo uno sketch. Selezioniamo la faccia e facciamo un'estrusione. Ok? Facciamo un'estrusione. Qui trovate la possibilità di fare un offset tipo meno 1, ok? Non sempre si aggiorna, però. E altra cosa, essendo multicorpo, l'estrusione ha anche la possibilità di fare una nuova forma. Cioè, quando io faccio l'estrusione, scelgo una faccia e faccio un'estrusione, il corpo che ne deriva sarà un'aggiunta di materiale al precedente. Ma essendo che supporta il multicorpo, c'è la possibilità di fare una nuova forma. Quindi quello che andrò a creare, ad esempio, posso decidere che sia una nuova forma, cioè una forma staccata, appoggiata su quella faccia, ma una nuova forma. Può essere additiva e quindi, come prima, il corpo, cioè il body sarà, cioè il corpo sarà aumentato dell'estrusione. Può essere anche sottrattiva e questa cosa non c'è sull'altra. Quindi potrebbe essere sottrattiva e io al posto di 10 faccio meno 1, ad esempio, tanto per vedere il discorso dell'offset, e inverto il senso. Ok. Cosa fa? Mi fa un offset, mi rimuove il materiale di 1 mm e mi fa un offset. E questo ti evita di fare uno sketch. Com'è? Esatto, Tu hai fatto l'estrusione con la faccia intera, quindi la nuova estrusione è uguale alla faccia. sì, ho fatto un'estrusione sottrattiva, ok? Ma puoi fare una tasca, è la stessa identica cosa, però hai la possibilità di applicare un offset, vedi? Ah, lo decidi tu di quanto, magari Certo, più piccola. Ah, certo. ok. E addirittura se qui in mezzo hai ad esempio, supponiamo, rifacciamo la cosa, supponiamo che qua facciamo ad esempio, non so, facciamo crescere un cilindretto qua, ok? Se seleziono questa faccia e faccio un'estrusione sottrattiva, ad esempio di 1 mm invertita, ok, qui ci faccio un offset di meno 2 e ho la possibilità di avere un offset anche interno. Questa è una figata. Non so, forse non è ben compresa, ma è una figata questa roba qua. Cioè ti evita di fare un sacco di sketch, di. Esatto, questa è veramente una bella cosa. Quindi l'estrusione può essere additiva, sottrattiva, oppure nuova forma. È possibile solo in questa versione perché nuova forma nella versione stabile vorrebbe dire fare un multicorpo e non è consentito. Ma quindi praticamente l'offset sarà, come dire, posso prendere una forma già esistente, do l'offset e cambiamo una nuova forma, cioè modificando le caratteristiche Sì, precedenti, sì. Sì. questo che hai fatto qui, però così non è Esatto. E comunque è una funzione che sulla versione stabile ufficiale non c'è. Beh, l'origine body sono uguali anche sulla versione stabile, però
Una cosa diciamo da tenere in considerazione è che ogni corpo ha una sua origine ed è possibile cambiarla. Cioè, nel senso, se io adesso sposto l'origine di questo corpo, che riattivo l'altro, tanto per capire, che vado qui e cambio la posizione dell'origine di questo corpo, specialmente negli assiemi, se vuoi disegnare più cose con centri diversi per ogni corpo, puoi spostare il corpo con vari piani di lavoro, diciamo. C'è anche nella versione stabile questa roba qua. Però, siccome ogni volta che si crea un corpo, le origini sono sempre posizionate nello stesso posto, non è una cosa che balza all'occhio. Però, da tenere in considerazione, nel senso, potrei avere esigenza di disegnare dei pezzi già dislocati in varie origini diverse, ogni corpo sposto l'origine rispetto al precedente. Anche questa roba qua è da tenere in considerazione sicuramente. La funzione split è un'altra funzione che l'hanno presa dall'ambiente part, e quindi si poteva fare in ambiente part, però diciamo usciva dal part design. Cos'è? Beh, praticamente è sta roba qua. Allora, supponiamo di lavorare su questo corpo qua e creiamo uno schizzo sul piano XZ, ok? Scusate. Facciamo uno schizzo e disegniamo, ad esempio, no, supponiamo di fare una cosa di questo genere, ok? No, scusate. Sbagliato lo strumento, è questo, pensavo di averlo selezionato. Ok. Faccio una multilinea, chiudo lo sketch. E sono questi i nuovi strumenti che non trovate sull'altra versione, ok? Quindi con lo sketch selezionato potete estrudete la forma, in questo caso la faccio simmetrica al piano e l'aumento in modo da uscire dal pezzo in entrambi i lati, ok? Quindi abbiamo questa forma qua che taglia il pezzo. Quindi selezioniamo la forma che va a tagliare e usiamo lo strumento split. Cosa fa lo split? Praticamente splitta il pezzo in due metà. E logicamente, se io vado, ad esempio, a modificare anche la forma dell'oggetto che va a tagliare, chiaramente viene seguito, che chiaramente adesso faccio una cosa veloce tanto per farvi vedere, ma adesso aggiungo dei raggi, chiudo e l'oggetto sarà splittato con la forma modificata, quindi segue chiaramente. Questa cosa qua, anche questa, non la trovate sulla versione stabile. L'esportazione sketch è un'altra bella cosa interessante. Sarebbe questa praticamente. Allora, facciamo uno sketch. Faccio degli esempi a caso adesso, tanto per farvi vedere lo strumento. Supponiamo di fare qualcosa così, non so. Ok. Allora, qui chiaramente mancano tutti i vincoli, tutte le quote, tutto quel che serve. Non perdo tempo a fare modifiche. E lo strumento che non trovate sulla versione stabile è l'esporta lo sketch. E diventa molto comodo
In questo caso seleziono praticamente i bordi che mi interessa e clicco sullo strumento esporta sketch. Mi crea qui uno sketch. Seleziono ad esempio questi ad esempio voglio che questi e questi siano, scusate, che siano insieme, esporto. E seleziono questi quattro qua, ad esempio, e faccio esporta. Chiudo lo sketch. Adesso io ho tre oggetti. Uno che diventa verde, che è questo che sono questi due rettangoli, e questo che è questo ovale praticamente. Qual è il vantaggio? Che sullo stesso sketch io metto i vincoli, disegno, mi collego e poi mi tiro fuori le parti da estrudere in sketch separati. Quindi adesso io posso decidere, io dico, non so, prendo questo e lo estrudo. Ok. Poi prendo ad esempio questo e faccio delle tasche invertita. E metto attraverso tutto, ad esempio, e mi fa le tasche. Prendo questo e supponiamo di voler fare, ad esempio, una tasca sopra, cioè non la voglio sotto qua la tasca, la voglio sopra, ad esempio. Quindi io posso selezionare questo sketch, lo alzo, vedete, posso alzarlo. Lo metto alla stessa altezza del piano e posso usare lo strumento tasca, ad esempio, non so, 2 mm, invertita, no, giusta, faccio ok, mi fa la tasca. Ok, quindi posso disegnare tutto sullo stesso sketch, vincolo tutti i vari componenti nello stesso sketch e poi mi tiro fuori sketch separati. Ok, a mia scelta. E chiaramente se io torno dentro lo sketch posso modificare e le modifiche vengono apportate sul disegno. L'unica cosa che le differenze in altezza dello sketch, ad esempio il più 5, più 10 che ho fatto sull'ultimo sketch, devo rifarlo perché me lo azzera. Ok, però tutti i vincoli che faccio, tutte le modifiche che faccio qua, ad esempio cambio qua, è lì, mi ha cambiato la forma, ok? Quindi posso lavorare sempre sullo stesso sketch e senza dover... Perché cosa succede? Se io facessi prima lo sketch dell'estrusione più grande, poi devo fare lo sketch di queste più piccole, ok? Devo fare uno sketch. Prendermi ad esempio i bordi della forma precedente per poter vincolare le misure all'esterno e questo comporta un sacco di tempo perso e di passaggi in più che non servono. Questa è una bella cosa, veramente. Esporta sketch. Ok, vediamo, mi hanno fatto la lista però. Ok. Allora, Assembly, chi arriva da un altro software e arriva in FreeCAD trova molti workbench, quindi molti ambienti per poter assemblare i vari componenti. Cioè io faccio pezzo unico, ma fatto di tante viti, tanti cerchi, tanti pneumatici, tanti. Ok. Ecco, l'ambiente assembly non è unico, ce ne sono minimo tre qui. E quindi la domanda è: quale uso? Allora, io li ho testati un po' tutti e tre. Allora, l'assembly 3 è quello sviluppato dallo da Realtan,
E quindi è suo proprio, ok? Lo troviamo anche come workbench nella versione stabile di FreeCAD, quindi possiamo usare FreeCAD normale e installare l'ambiente, il workbench. Per chi non lo sa, si va strumenti, add-on manager, e qui ambienti di lavoro, lui si connette, li scarica, basta sceglierlo e fare installa, ok? Quindi si aggiungono ambienti di lavoro, poi bisogna riavviare il software, però, e troviamo il nuovo ambiente. Non so perché ci mette così tanto, comunque. Comunque ce ne sono tre minimo. Allora, l'assembly 3 è quello sviluppato da RealTime. Poi c'è la 2 Plus, che è la conseguenza di assembly 2, e Assembly 4. Allora, diciamo che la 2 Plus è quello che assomiglia di più in assoluto all'Assembly di SolidWorks e OnShape, diciamo. E si comporta praticamente allo stesso modo, e quindi io ho scritto funziona come ci si aspetta, perché c'è uno che arriva da un software diverso. Secondo me non ha nessun problema usarlo, perché funziona proprio allo stesso modo. Gli assiemi complessi vengono caricati molto velocemente. L'albero delle feature è molto pulito, perché gli altri ambienti cosa fanno? Aprono tutte le varie parti, quindi tutti i file. Ho 50 parti, ok? Li aprono tutti, devono essere tutti aperti e li caricano tutti. Quindi all'interno dell'albero, esatto, per ogni parte ho tutto l'albero che si espande, è un po' un casino. Poi c'è una directory dove ci sono tutti i vincoli, una directory dove ci sono tutte le facce o i spigoli che sono stati selezionati, okay, per poterli selezionare e eventualmente modificare, quindi molto complesso. Invece la 2 Plus ha l'oggetto parte, e se lo si espande ha il tipo di vincolo che collega le due parti, molto pulito. E poi delle possibilità che poi vediamo cos'è. L'Assembly 3 io l'ho usato, però preferisco non trattarlo, perché non sono riuscito a farlo funzionare. Probabilmente sono io che non ho usato i vincoli giusti, però si rompeva un po' il pezzo, non sempre funzionava, quindi. Però lo trovate di default quando aprite la link daily, lo trovate già lì, se lo volete provare. È anche un po' più macchinoso per importare dentro proprio le parti. L'Assembly 4 invece è molto stabile, però ha un sistema completamente diverso. È un po' simile a OnShape. In OnShape li chiamano connettori, quindi posizionano un piano di lavoro che si chiama LCS, sarebbe Local Coordinate System, c'è un sistema di coordinate locali, c'è una terna praticamente, XYZ, che va ad aggrapparsi un'altra terna selezionata su un altro oggetto. Ad esempio, io ho una vite, seleziono ad esempio il bordo del cerchio e gli dico metti un punto di riferimento lì, e lui piazza una terna lì in centro. Poi vado su un foro, no, dove devo attaccare la vite, seleziono il bordo del foro e dico metti un punto di riferimento, e quando si trascina dentro la parte, io gli dico collega questa a questa e metti il piano di riferimento 1 col piano di riferimento 1 di là, e lui tac, si attacca lì. Poi c'è la possibilità di fare l'offset, di girarlo, ok? Questo è molto stabile. Quando hai capito come funziona è anche semplice da usare, per carità. Cioè, attacca le due origini. Esatto, attacca le due origini. Quindi
Invece gli altri hanno dei sistemi, ad esempio, cioè tu hai due bordi, li metti insieme, però questi hanno dei gradi di libertà, ad esempio possono ruotare, ok? Invece lì proprio è un connettore con connettore e si attaccano lì. Quindi, beh, è semplice, intuitivo, quando hai imparato a usarlo, è intuitivo, è possibile fare delle semplici animazioni. Gli svantaggi è che è un po' lungo applicare questi sistemi di coordinate per ogni aggancio che devi fare a una parte, quindi è un po' lungo, e sì, non funziona come ci si aspetta per chi arriva da un altro software, quello sicuramente. Ok, ah sì, allora, tutto è partito dal discorso del link. Allora, la funzione, i nuovi assembly che sono stati creati, cioè la 2 Plus, assembly 3 e assembly 4, sono tutti basati su una funzione link che è questo tasto verde qua che vedete in alto, che è stata scritta appunto da Real Thunder. Ok, cioè prima l'assieme caricava tutta la parte completa, adesso invece i nuovi sistemi usano un link, quindi essendo un link è molto più leggero, è tutto più veloce sia da caricare l'assieme anche complesso, sia da gestire in termini... Come? No, il link è al posto di caricare proprio tutto il file, cioè tutto l'albero con tutte le istruzioni, proprio una copia identica di quell'oggetto lì all'interno dell'assieme, il software tira dentro un link di quell'oggetto, ok? È un qualcosa di molto più leggero, sempre linkato, quindi se fai una modifica di là viene trovi riscontro sull'assieme, però non è non ha il peso del file completo, diciamo, è un link, quindi tutto molto più leggero, molto più gestibile, quindi tutto è partito da questo strumento qua, e quindi hanno riscritto tutti gli assembly, perché sta roba ha velocizzato molto e cambiato proprio il sistema di lavorare, diciamo, all'interno del software. Vi faccio vedere un assieme. Stavo disegnando il plotter del Lug come progetto, che sarebbe un po' questo, non è completo, ma aspetta le misure, aspetta i file. Esatto. Questo è A2 Plus, ok? Quindi cambio ambiente di lavoro per gestire, diciamo, se devo lavorare su questo ambiente. E come vedete, queste sono le parti linkate. Non parto da zero a fare tutto un progetto, perché chiaramente non... cioè, ci metto troppo tempo. E queste sono le parti linkate, quindi questa è la base, cioè i due piani, questo sopra e questo sotto. E queste sono, anche in questo caso, tutti consentono di fare dei sottoassiemi. Cioè, io adesso devo fare questo assieme qua. Non è che vengo qua e tiro dentro un'asta, un'altra asta, un'altra asta, poi una rondella, un dado, una rondella, e poi tutto uguale di qua, cioè sarebbe troppo lungo e inutile. Quindi faccio un sottassieme, che sarebbe questo, ad esempio, dove inserisco solo il minimo indispensabile, ok, casomai si può aprire il file, che è l'assieme 2, che sarebbe questo. Ok, che sarebbe questo praticamente, sottoassieme, lo faccio una volta
e poi sull'assieme completo lo tiro dentro una volta qua, che è lo stesso, ok? Qui ne faccio un altro che è questo, e poi questo ruotato i 180 gradi dalla parte di là, se no dovrei ogni volta tirare dentro un dado, una rondella, una vite, cioè diventi infine. Quindi su, tutti supportano di sottoassiemi, faccio un sottoassieme e nell'assieme superiore tiro dentro i sottoassiemi, ne posso fare quanti ne voglio. Quelli senza asta le hai presi da quelli con l'asta? A monte del de sottoassieme ci sono le parti, quindi se guardi qua, ad esempio l'asta fietata corta è questa. Ah, sì, sì, no, intendevo le basi, quelli dove tu fissi i dadi e gli alberi, no? È una parte. Due con gli alberi che si specchiano. E gli altri due supporti invece che sono senza alberi, giusto? No, guarda qua. Allora, questa è una, vedi, lo vedi in verde? Ok, quella dall'altra parte è la stessa, sì. È ruotata a 100. Chiaro, questi sono senza. L'hai rifatto quelli lì o le hai presi da questi? No, questo è praticamente questo specchiato. Ah, ok. Ma è un'altra parte. Sì. Un'altra parte, ok. E in sto caso qua, anche questo è un sottoassieme perché vedi, c'è la parte, c'è il pezzo di plastica lì, poi ci sono le rondelle, i dadi, ogni dado, ogni rondella è una parte, ok? Capito? Sì, quello l'ho capito, ma non l'hai dovuto rifare, l'hai preso, sì, quello che hai creato precedentemente. L'ho fatto prima, esatto, e poi nell'assieme master, diciamo, ho tirato dentro il sottoassieme, che è mettere insieme le varie parti, okay? E quindi bisogna ragionarci un attimo in modo da ridurre al minimo il lavoro, perché altrimenti cioè, stai lì una vita, non è che... È questo che non capisco io, no? Tu quando hai fatto il supporto la prima volta con la rondella che hai detto col dado, eccetera, e hai fissato gli alberini, no? Perché hai dovuto creare un altro, e quello lì, la basetta lì, no, blu, quella blu ce l'hai già? L'ho disegnata, sì. Esatto, l'avrei disegnata una volta per dopo proporla nei quattro angoli, no? No, scusa, ho sbagliato. Una volta. No. Supporto. Questa è la basetta, vedi? È lo stesso oggetto. Cioè, tu hai come se tu avessi... Questa è la base. Non è questa è una parte, è la stessa parte. Non hai fatto copia, cioè lui va a pesare due volte lo stesso oggetto che lui inserisce con delle nell'albero ne trovo, me ne trovo due. Nell'albero di là me ne trovo due, tre, quattro. Adesso basta capire. Sì, ce n'è una a sinistra e una a destra, ok? Perché non sono simmetriche queste due, però sono due parti diverse, una a sinistra, una a destra, che ho tirato dentro su un sottoassieme alla quale ho aggiunto i dadi, le rondelle, le viti da tre, i dadi da tre, li ho posizionati e tutto. Poi ho fatto un altro sottoassieme più complesso che sarebbe questo, che ha anche le aste filettate, l'asta rettificata dove scorre. L'hai assemblato perché tutti i pezzi ce li avevi già? No, li ho disegnati tutti i pezzi. Una volta ho disegnato le parti. Poi ho fatto dei sottoassiemi e poi ho fatto l'assieme master, diciamo, ok. Le cose velocemente da vedere, diciamo, che ti danno la possibilità, una è la possibilità, una volta selezionato un elemento, di isolarlo, ok? E può essere molto comodo questa roba qua. E un'altra cosa è metterla in trasparenza, specie negli assiemi complessi, avere la possibilità di mettere in trasparenza oppure no, è comoda. C'è la possibilità di applicare le etichette per capire i vari pezzi, come si chiamano, NEM 17, Assembly 2... qui ti dà i gradi di libertà per ogni oggetto assemblato
e c'è la possibilità di fare anche un foglio di calcolo con tutte le parti, quindi ti fa una lista con il numero di viti da 8, il numero di rondelle, il numero di viti da 3, il numero di... Ok, ti fa una... Carino. Li ricava lui? Il Com'è? numero degli elementi li Sì, ricava sì. lui? Ah beh sì, perché li hai aggiunti tu e quindi lui capisce quali sono e ti fa la lista. E Questo è la 2. questo è la 2. Ok. L'assembly 4, chiudo un attimo tanto per non appesantire la cosa. Faccio prima a chiudere qua perché quando io chiudo l'assembly, lui poi ha tutte le parti aperte, quindi mi dice, chiudi l'asta, chiudi la base, chiudi il carro, chiudi questo, e bisogna chiudere. Ok. Qui in assembly 4, l'esempio che vi faccio vedere è lo stesso plot assemblato con l'assembly 4. Anche qua, questo è un po' più lento da aprirsi, perché come vedete qui dentro ha tutto l'albero delle lavorazioni. Ok, e quindi quando si apre un albero di questi, cioè, immaginate di avere adesso, questa non è una cosa complessa, non è proprio complessissima, però immaginate quando si apre un albero, un casino. Vabbè. E questi sono i connettori, praticamente i famosi LCS. Allora, intanto switchiamo, andiamo su Assembly 4 e mi cambia gli strumenti. Diciamo che, come ho detto, il vantaggio è che è stabile perché sono dei connettori, si attaccano. A livello software è molto semplice probabilmente lavorare così, diciamo, però un po' più rigido e si perde un sacco di tempo per attaccare i vari connettori fra connettore e connettore. Come vi faccio velocemente un esempio, supponiamo di aggiungere un pezzo da attaccare, abbiamo lo strumento, importa la parte, una cosa, i file devono essere aperti. Ok? Perché se io adesso apro il file qui, trovo solo i file aperti, cioè i componenti, lui mi ha aperto i componenti che ha assemblato, ma quello che non è aperto non lo vede. Quindi supponiamo di aprire la puleggia, ok, che è questa, torno sull'assieme del plotter qua, e adesso che è aperta, io inserisco con lo strumento importa la parte e vedo la puleggia, che è questa qua. Ok? La importo, e mi va lì, eccola qua. Ok? Si apre una schermata qui sulla destra che mi dice: ho la puleggia dentata. Ok, a cosa la vuoi attaccare? Espando qua e questi sono tutti gli oggetti che ci sono dentro. Ok? Quindi io gli dico: la voglio attaccare a NEMA 17. Ok, in NEMA 17 quanti LCS, quindi Local Coordinate System, ha? Ne ha due, ok? In NEMA è questo qua, ne ha uno qua e uno più dentro, piani di lavoro praticamente. Invece, no, scusa, la puleggia ne ha due, invece in NEMA ne ha tre. Allora basta che selezioni uno e un altro a caso e già si connette. Se cambia piano di lavoro, si attacca al piano di lavoro che c'è, ok? Quindi è Sono questo. piani di lavoro che È... sono definiti sui piani di lavoro, cioè Li ho esiste un fatti prima, piano devi... l'ho detto che è esistente. un po' lungo, però praticamente sulla parte devi creare praticamente questo LCS che gli dici, posiziona questo LCS, ad esempio, concentrico al centro del perno, diciamo, no? E quindi poi hai la possibilità di farlo scorrere, ad esempio, qui sotto c'è l'offset, lo puoi posizionare, lo puoi ruotare attorno all'asse Z, ok, attorno all'asse Y, perché potrebbe essere che l'LCS lo hai attaccato rovescio, un'altra posizione, attorno all'asse X,
E quando è a posto, praticamente fai OK e tu hai connesso, diciamo, quel pezzo lì. È possibile oscurare questi LCS oppure farli visualizzare. Anche qui ti fa l'elenco delle parti e l'unica cosa, diciamo, in più è la possibilità di fare animazione. L'animazione è una variabile che viene creata praticamente. E qui, ad esempio, in questo caso ho fatto spostare il carro e anche, diciamo, il supporto del laser, no? E la puoi mandare in run e lo fai in automatico, cambi il passo, quelle cose lì. Sì, fermati. Vabbè, adesso purtroppo non è. Niente, non si ferma più. È fra il. Vabbè. Ah, vediamo se. Beh, lo fermo un attimo. Lo riapro. Ciao, ciao Nicola. Ciao, ciao, ciao. Skill. Adesso un po'. Ed è possibile anche salvare animazioni. Ciao, ciao. Ti consente anche di fare delle animazioni e ti fa il file proprio, ad esempio questo, quindi diventa fluido perché lo registra lui praticamente e te lo manda in loop anche. Quindi ad esempio una cosa così ti fa lui il video. Sì, ti esporta il video. Esatto, ti esporta il video. Adesso si era l'assembly 4, 4, sì. L'assembly 4, assembly plotter. Cioè, ha fatto un assembly, cioè, li Ci metti un po' di tempo. Anche perché ho disegnato tutti i pezzi. Ho disegnato tutti i pezzi uno a uno, quindi insomma ci metti ho sicuramente. lasciato fare anche disegnare i pezzi, che vuol dire di che già va disegnato Beh, dipende sì dalla complessità. Diciamo che con l'Assembly 4 dovrai mettere tutti i piani di lavoro lì, un po' più lungo. L'altro invece tiri dentro il pezzo, selezioni il bordo e l'altro bordo e gli dai il vincolo e lui tac, si aggancia. È molto più veloce assemblare con l'A2 Plus, diciamo. Oppure. Sì, le parti sono stesse. Qui, se fai save, si apre la finestra, eccola qua, che ti consente di registrare il video. Qua metti il nome, l'estensione, il numero delle ripetizioni, il logo, se vuoi, l'F. Di FreeCAD. Ciao Damiano, grazie. Per quanto riguarda le esportazioni, o parlando delle loro Si può esportazioni. esportare in Aegis, in STEP, o chiaramente si salva col formato suo proprietario, cioè proprietario, il suo formato default che è l'FCSTD. Poi per aver compatibilità con gli altri software, nei CAD, anche i proprietari, è un casino sempre. Nel senso, quello più standard è lo STEP. Quindi esporti STEP normalmente. E poi si. E poi speri. Sì, l'Aiges però. Lo STEP. Eh? No, no, l'STL no. Sì, esporti in STL, ma esportare in STL vuol dire fare un migliaio di facce triangolari, che è una cosa. Cioè, se devi esportare per la stampa 3D, sì, però se devi. Sì, ma per la compatibilità con altri software. Cioè, se devi portarlo in SolidWorks, ad esempio, devi esportare in STEP. Poi è chiaro che perdi tutte le feature sue, magari tutti i materiali applicati, quelle cose lì, però almeno. Lo apri su un software e hai la stessa forma, ma è un problema di tutti i CAD. Addirittura il problema
anche dello stesso CAD, ma la versione precedente e la versione successiva. Noi dove lavoravamo avevamo PowerShip, che adesso è stato acquistato dall'Autodesk, e dalla versione precedente alla successiva non si apriva quasi neanche, oppure esplodeva proprio il file, perché cosa succede? Che fanno dei miglioramenti, delle aggiunte, e il file non è più compatibile anche con la stessa casa, ok? Quindi normalmente si usa lo step. Ah no, beh, ma se tu disegni una parte e le esporti in step, usa la versione stabile o l'altra, non cambia assolutamente niente, no? Per cui non cambia niente. Sono delle versioni padre, cioè ci sono varie release. Eh sì, beh, continua. Due branch, quindi in realtà. Continua a sviluppare. Sì, ma lui è talmente più avanti rispetto alla versione stabile che è proprio una parte a sé stante. Cioè, se posso utilizzare la versione nuova, sta nelle mani sue, continuare a contenere. Cioè, i miglioramenti sulla versione stabile probabilmente li vedremo forse, speriamo a breve, ma probabilmente fra qualche anno, perché ho ascoltato l'intervista. E lui diceva che è talmente corposo l'aggiornamento che ha fatto lui che per considerarlo stabile e inserirlo nella versione quella della comunità ci vuole un sacco di tempo, cioè bisogna testarlo tanto, e quindi non è una cosa velocissima. Lui ha detto così, quindi se vuoi aggiornamenti, usare software più recente, devi per forza di cose usare le versioni su, insomma. Sì, che poi c'è, credo che sia più recente, però percepisce come è più avanzato tutto. Più avanzata, sì, scusa, però più avanzata. Deve essere più avanzata, sì, ma hai un sacco di strumenti qua che non hai sull'altra versione, quindi non è che abbia tanto senso usare la stabile. Nel senso, ce l'hai visto te, dici, no, quindi, ma esatto, non ha tanto senso. Ti faccio vedere un attimo un esempio sul discorso della configurazione. Dove sono andato? Allora, perché ho invertito qua? FreeCAD normalizzati. Qui ad esempio ho fatto, ad esempio, questa è una colonna di uno stampo, ok, di un portastampi. E le configurazioni sono sta roba qua praticamente, e la possibilità di qui appare una voce che in sto caso è configuration, ma la dai tu, di espandere una tabella, ok, dove hai una serie di valori, ok, e il pezzo cambia in funzione a quei parametri, ok. Scusa, cambio sempre questa, ok. E la tabella qual è? La tabella è questa qua, ad esempio. Vedi? Ecco 1, 22 per 120 e qui metti tutte le misure. Queste sono tutte varianti e tu non fai altro che espandere questo menu e sceglierne una. Ok? E il pezzo cambia di conseguenza, perché lo sketch, sto sketch qua, questo è lo sketch, allora ne prendiamo una di più piccolina, ok, lo sketch è questo è lo sketch, ok, ogni misura è vincolata a ecco 1, che sarebbe questo foglio di calcolo, ok, punto L1 ad esempio, il valore è 36. L1 cos'è? L1 è, ecco qua, vedete, L1 è questo, è 36. Quando io cambio questa tabella con un'altra, questo non sarà più 36 ma sarà ad esempio 22,
qua 22 sarà 18, e cambiano tutte le misure di conseguenza dall'altra parte, perché tutte le misure sono vincolate a un foglio di calcolo. Quindi c'è più da una parte, No, ma io adesso se voglio fare giusto? una Quindi sono nuova adesso soggetto configurazione, se voglio fare una nuova configurazione, qui scrivo ECO 2 27 per 120, ok, e qui metto 27, 37, 40, metto tutti i valori diversi. Quando richiamo quella configurazione, mi cambia tutti quei parametri lì, ok? se devo girare questa parte, non so se si chiama, come si chiama Allora, supponiamo, questa qua è la misura che da qua a qua, cioè ok? non ha una suddivisione predefinita, è sempre No, data da questa misura, questo 36, dipende da cosa c'è scritto nell'alias L1 all'interno di ECO 1, ok? ECO 1 è questo qua, è questa tabella qua, l'alias L1 è questa qua, ok? Cosa c'è scritto su questa cella? 36, e lui ti porta la misura 36. Se ci fosse scritto 30, ti porta a 30. E quindi di conseguenza fai tutte le configurazioni. Non so se... Cioè, è abbastanza semplice, cioè, cambi qua, la invio e ti cambia completamente la forma. Questo ti dà la possibilità di disegnare il pezzo una volta, fai tutte le configurazioni e tutti i pezzi già, specie nei normalizzati, questi sono normalizzati per portastampi, quindi sono standard, cioè queste sono le misure. No, no, la tabella la faccio io. Sì, apro il listino del portastampi della tal ditta, ok, vedo che L1 ad esempio è tot misura, L2 è tot misura, K è l'altezza della testa della colonna, D1 è il diametro della colonna, D2 è il diametro della spina. Esatto, e non faccio altro che copiare la tabella del normalizzato all'interno di questo foglio di calcolo e richiamarlo. E in questo sistema qua abbiamo fatto le configurazioni come funziona più o meno anche SolidWorks. Sì, magari fosse meglio fermarsi perché restava solo praticamente il discorso del top down che sarebbe vabbè, quello un po' più esatto, il subshape binder che sarebbe faccio prima a chiudere perché se no devo chiudere uno per uno i file questa versione qua ha fatto passi in avanti notevoli su varie cose e quindi il discorso del subshape binder sarebbe questo qua praticamente. Ne apro. Praticamente sarebbe, per farlo vedere, volevo farlo vedere così, crea un nuovo documento, ok, quindi adesso io ho aperto Assembly, un assemblaggio che vi ho fatto vedere prima, crea un nuovo documento e lo devo salvare, lo chiamo Lugvito, ok. Crea un corpo perché il corpo lo dobbiamo creare sempre in ParDesign. Questa sarebbe un po' anche la base per il discorso del top down. Supponiamo di voler fare, non so, una staffa che connette,
da questa faccia alla faccia opposta e fai fuori qua, non so, qualcosa. Selezioniamo ad esempio questo oggetto e non so, ad esempio il supporto del laser. Ok, questi tre oggetti qua. Ok. Qui li selezioniamo e basta. Poi andiamo sull'altro documento nuovo e usiamo il subshape bind, che è una forma legata praticamente. Quando clicco, lui mi tira dentro questi tre oggetti. Ok. Io adesso qui posso copiare gli spigoli in modo da poter fare una forma che si lega. Cioè, io adesso faccio uno sketch, ad esempio, ok, qui sopra, e con questo strumento, che anche qua sarebbe molto interessante, perché uno è lo stesso strumento che trovi sulla versione stabile, quindi è ti copia praticamente il bordo. Questo invece, se lo usi già per l'estrusione, quella forma, è ad esempio un foro, selezioni il bordo di un foro, ad esempio, puoi usare l'altro, è una forma legata, ma che puoi già estrudere. Perché questa, che è quella della versione stabile, ok, cosa fa? Ti va a clonare praticamente il bordo, no? E a questo ti puoi legare per fare qualunque forma, perché ti puoi attaccare. Ok? Adesso abbiamo queste forme qua e su queste io ci posso disegnare, quindi faccio il disegno della staffa, l'attacco ai bordi, non facciamo a tempo adesso, l'attacco ai bordi e estrudo. Però se io chiudo lo sketch non vedo niente, non li vedo perché sono forme di costruzione quelle lì, ok. Se invece io facessi uno sketch, ad esempio, su questo piano, no, scusa, sbagliato. Allora, se faccio uno sketch su questo piano qua, ok, e voglio estrudere direttamente questa forma qua, posso decidere di usare l'altro strumento che mi clona il bordo. Ok, me lo clona, anche questo ad esempio. Eccolo lì. Ok, però questa è già una forma che si può estrudere. Quindi io faccio un'estrusione. Esatto. Prende e diventa già interna di suo. Esatto. Ok. E questo è un altro miglioramento che non c'è di là. Sì, quello che doveva essere dall'inizio, diciamo. Perché su questo. No, allora, questo qua sarebbe stato l'esempio per il top down. Quindi quando io devo disegnare qualcosa e mi devo collegare a oggetti che non so dove sono nello spazio, tipo nel plotter, cioè i due carri che scorrono, no, il supporto del laser lì. Però devo disegnare una staffa che li connette. Come faccio a avere le misure? Cioè, o vado ogni volta a misurare una faccia e l'altra, so che sono tot misura, cioè un casino. Devo lavorare in top down, cioè sull'assieme ci devo poter lavorare. Ok? Quindi con questo strumento verde posso importare delle geometrie che posso clonare, posso, dove mi posso attaccare, diciamo, e disegnarci sopra. Quindi se ho dei fori, li clono e vado sopra e faccio un... Allora, sono due. Quello blu, diciamo, lavora solo all'interno del corpo, in quel documento. Quello verde, invece, ti dà la possibilità di clonare le forme, non clonare, perché clonare c'è lo strumento clona, fare una forma legata da un altro documento. Ok, cioè,
io devo fare un qualcosa che si attacca da qua a qua, ok? Al posto di fare una parte a sé stante, tirarmi giù le misure e disegnarla a parte, con quel sistema lì posso disegnare praticamente sul posto e ho la certezza di avere dei riferimenti, quindi disegno la staffa. Il gran vantaggio è che se io modifico questo assieme qua, queste forme legate si modificano e quindi di conseguenza l'altro documento, i fori sull'altra staffa, se io sposto ad esempio sti fori qua, vado su questa parte e sposto sti fori qua, di conseguenza la forma legata che io ho linkato all'altro documento mi sposterà i fori. Ok, quindi è tutto collegato. No, era su questo documento qua. È legato all'assieme. È legato all'assieme. Quindi se io modifico l'assieme, mi andrà a modificare anche l'altra parte. No, vabbè. Ad esempio se non so se apri solo il sottoassieme, ad esempio, ok, e vuoi fare un qualcosa che si connette tra qua e qua, ad esempio, puoi selezionare questa e questa, scusa, selezioni anche solo la faccia, solo la faccia e la faccia, vai su questo e fai una forma legata, vedi? Hai il punto di ancoraggio per sapere dov'è quella superficie lì. E quindi vuoi fare una staffa che parte da qua e va lì, adesso lo puoi fare perché diciamo è vincolato nello spazio dalle misure effettive che trovi nell'assieme, ok? Quindi puoi tirare dentro sia una faccia, due facce, tante facce, oppure un corpo unico, oppure tutto quanto l'assieme, ok? Ed è dinamico perché modificando l'assieme si modifica anche... No, adesso no. Ah no, dopo praticamente non fai altro che spegnere sta roba qua. E quello che ti resta è la staffa, vabbè, adesso non l'ho disegnata, ma l'oggetto che dovevi disegnare ti resta lì e questo è una parte che tirerai dentro all'assieme. Sì, beh, questi qua sono dei link praticamente, ok? Dei riferimenti che mi servono per avere le misure. No, questa qua è una parte diversa dell'assieme. A me serve disegnare una staffa che collega un corpo con un altro, no? E quindi... questo è un link, praticamente allo stesso oggetto che si trova qui dentro. Questo, ho selezionato questo oggetto, no? Ho selezionato questo oggetto qua e ho fatto praticamente un link all'interno dell'altro documento, no? Se io modifico questo, di là si modifica. Di conseguenza se ho fatto un foro attaccato al bordo del foro, no? Io modifico il foro su questo oggetto, si sposta anche di là. Cioè, quello è un'altra parte, però ovviamente deve conoscere il percorso dell'assieme, nel senso. Sì, per forza. I documenti devono essere aperti. Devono essere sempre aperti, difatti è quello il discorso, che i documenti devono sempre essere aperti. Perché guardano il link dove si trova materialmente nella directory il file, lo apre e lo riassembla all'interno dell'assieme. Sì. Avevo fatto la prova, sarebbe stata questa qua praticamente. Sarebbe stata questa. Vedi? Ho disegnato una staffa
con i fori che mi sono attaccato praticamente alle geometrie. E anche qua, come faccio a sapere dove sono sti fori qua? Ho connesso le geometrie dell'asola, ok, per far dei fori qua. Se questo pezzo si sposta, si spostano anche i fori di conseguenza, perché sono attaccati e sono linkati a quei bordi dell'oggetto. E questo è, diciamo, il sistema top down, cioè poter lavorare sull'assieme, ok? Perché sarebbe una cosa quasi impossibile disegnarla a parte senza sapere le misure da un pezzo all'altro, dove si trova il supporto del laser, non lo puoi sapere, cioè è impossibile. E quindi devi per forza tirarti dentro praticamente delle forme legate, e su queste ci fai la modellazione. Però un pezzo fatto in questo modo, ha una tolleranza zero. Perché tutti i tacchi, cioè per esempio, geometricamente non è la stessa faccia. Oppure, se... dovesse essere prevista una tolleranza, come fai? Ah, ma non, nessun problema, nel senso, ad esempio, guardiamo sto schizzo qua, no? Io mi sono connesso praticamente al bordo ho clonato questo spigolo qua, ok? Al posto di legarlo a quello lì, tu gli dici fammi da qua a lì, fammi due decimi. E poi, oppure lo metti dentro un foglio di calcolo, uno spreadsheet, e gli dici questa misura è B1, ok? E vai dall'altra parte di qua, e dici da qui a lì è B1, e tu cambi la tolleranza sul foglio di calcolo, in automatico cambia tutte le misure che sono B1, quindi sarà tutto due decimi, serve 5 decimi, cambi un valore e ti fa un offset di 5 decimi dappertutto. Prima ho fatto in a una misura, esatto. Ma al posto di dirgli questo vertice è connesso alla linea legata al pezzo, no? Gli dici c'è una misura tot, quindi una distanza, non, nessun problema. Sì, diciamo che allora, siccome che non è un corso su FreeCAD, su come usarlo, non ho tutti gli schizzi che ho fatto, non ho mai messo la misura. Però i pezzi sono tutti quotati, ad esempio qua vedi 5 mm, che qua 5, ok. E chiaramente se io cambio la misura, qua non voglio 5, voglio 6, faccio 6 e in automatico mi cambia la misura, cioè voglio 10, metto 10, non è che sia un problema, e il pezzo in automatico viene 10 lì, okay? Che è parametrico, quindi ritorni nello schizzo e in automatico tutto quello che c'è a valle della modifica che fai va di conseguenza. Ok. Io sono arrivato in fondo. Se avete domande, se no. Hai detto prima il discorso che comunque per il problema della denominazione topologica. Perché praticamente, siccome è possibile selezionare la faccia, allora, il discorso è questo. Allora, intanto, se facciamo ad esempio una cosa qualunque, ok, come abbiamo fatto prima, ok, e facciamo un'estrusione, ok, e qua, fin qua, siamo tutti d'accordo. Possiamo selezionare la faccia e dire fammi uno sketch.
sulla faccia. Okay. Però questo non è robusto da un punto di vista perché potrebbe essere che nella lavorazione successiva quella faccia lì viene divisa in varie parti e allora lo sviluppatore ha detto che è stabile, quindi si può fare, quindi se vuoi farlo lo puoi fare, però consiglio mio sarebbe fare così, faccio uno sketch, non lo connetto alla faccia, ma lo connetto ai piani, perché questi non cambiano mai, ok? I piani, quindi se devi disegnare su questo piano, selezioni questo piano, ok? Qui se vuoi fai un offset, perché se vuoi farlo su perfettamente coincidente con la faccia, o fai un offset, quindi le metti tu la misura, oppure c'è un altro sistema con la formula. Io gli scrivo pad, perché si chiama pad questo, vedi? Questo si chiama pad. Sarebbe l'estrusione. Allora, sarebbe quello che gli impianti su un'altra cosa. Allora. E mi sono sicuro che voi, che pensate di disegnare la faccia, faccio un piano. Sì, allora il piano c'è. È un altro sistema stabile. Potrebbe essere questo, cioè fai lo sketch, ok, no scusa, non fai lo sketch, fai prima il piano, ok, gli dici lo attacco al piano XY, ok, e poi lo posso spostare o manualmente, però è scomodo, oppure tramite la formula. Allora, la forma sarebbe scrivere pad, perché si chiama pad questo, vedi? Questo si chiama pad, l'estrusione. Quindi pad punto length, che sarebbe lunghezza. Vedi che viene 10? Cosa succede? Questo lo puoi fare direttamente senza fare il piano. Lo puoi fare col piano, oppure fai lo schizzo e gli dici che l'offset in Z dello schizzo è dipeso dall'estrusione, quindi io modifico questa, non è più 10 ma è 18, di conseguenza il piano va a 18 e adesso seleziono il piano e faccio lo sketch e quindi a sto no, dipende da te, perché adesso io faccio l'estrusione, ad esempio, faccio l'estrusione e gli dico additiva, nuova forma, sottrattiva, beh, sottrattiva deve invertire la rotta, diciamo, ok? Oppure intersezione, ha già le booleane all'interno, però non c'è sull'altra versione stabile, non c'è sta roba qua, ok? Quindi sta a te, è additiva, ok, additiva, e non fa altro che aggiungere. Però puoi saltare il discorso di creare il piano. Al di sopra il discorso che se tu non potrei cambiare parametricamente il disegno, sì, fare. Allora ti faccio vedere, fai uno sketch. C'è anche la legge della medaglia, però lavorare così, perché scusa, se ad esempio tu hai un corpo che ha una faccia e ti posizioni dei fori, ad esempio se tu vuoi disegnare solo che faccia lì hai l'asse, no? Sì. Se tu sei legato con la faccia lì, vai a cambiare lo schizzo che c'è sotto e la faccia, lui ti mantiene il foro centrato, se tu sei centrato, oppure centrato di 10 cm, di 10 cm. Quindi non sempre lavorare sulle facce è umane, anzi è spesso è un bene. Anche perché se dopo tu vuoi fare delle lavorazioni su quella faccia lì, supponi che tu fai uno scanso, lui nell'albero, siccome quella lavorazione viene fatta prima di dividere la faccia, lui in ogni caso la tiene legata alla faccia originale. Quindi cosa stai facendo e come... Sì, non ho ben capito il discorso. Comunque, ciao, grazie. La prima cosa, comunque, tanto per tornare al discorso, la prima cosa era prima creare un piano, ok?
e poi lo sposti o manualmente oppure legato in maniera, diciamo, parametrica all'estrusione. Però è la stessa cosa, senza fare il piano, fai uno schizzo e gli dici che lo vincoli sia il piano XY della faccia e l'altezza è vincolata dal pad punto length, ok? Dalla lunghezza del pad, ok? E quindi di conseguenza eviti di fare un piano, di fare un piano in più, vedi, si vede meglio se non faccio l'estrusione, cambio il pad come ho fatto prima e lui si abbassa e segue. Quindi è vincolato alla proprietà dell'oggetto? È vincolato il pad è la funzione dell'estrusione. È il nome dell'oggetto, se questo si chiama Pino, Pippo, gli scriverò pino.length. Esatto, 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 esattamente. Questo è un sistema. Poi l'altro sistema sarebbe quello di usare comunque il shape bind, nel senso, non ho capito il discorso di Roberto, comunque vabbè, supponiamo di avere sta roba qua. Ok, se io posso selezionare quello che voglio, una faccia, due facce, tre facce, non importa, e uso la funzione shape bind, quindi lega forma, ok, e ecco, allora prima lo trasportavo su un altro documento, addirittura un altro documento, possiamo restare dentro lo stesso documento. Volevo spostare un attimo sull'asse Z, tanto perché per farlo vedere, ok. Okay. Se io le forme legate qua hanno sto scopo qua, cioè, scusa, non è questo il coso, allora, se io sposto sto cerchio qua, lo sposto, vabbè, adesso è vincolato, lo sposto in giù, vedi che la forma legata segue. Quindi non so, se tu hai una faccia con tanti fori, ad esempio, ok, e vuoi connetterla a qualcos'altro, su un altro documento, oppure sullo stesso, che sia dinamica, nel senso che cambiando i fori, la serie di fori che ci sono su quel posto e che vengano seguiti dall'altra parte, puoi fare una forma legata così. Fai una forma legata su questa, ciao ciao, anche perché questa, una volta selezionata, se io seleziono posso estruderla. Ok, posso estruderla? Quindi io ogni volta che sposto sta roba qua, continuo a seguirla, che sia all'interno dello stesso documento o che sia su un altro documento, non importa, è una forma legata che collega qualcosa a qualcos'altro. E questa è potentissima sta roba, questa è potentissima, perché il shape bind può essere usato per estrudere, quindi seleziono ed estrudo, seleziono e faccio una tasca, oppure la forma legata può servire per clonare dei fori, cioè ad esempio, non so, sta roba qua, faccio un'altra forma legata che è il bordo, ad esempio, ok? Quindi nascondo questa, ma qua mi ha fatto una superficie, per dire, quella sera del DXF che mi hanno incartato sul discorso di XF, come fare di XF e fare un'estrusione da serie di bordi. Se io faccio file importa e l'ho tenuto qua, il Pilatus, ecco qua. Ok? Questi sono una serie di bordi, no? Perché il DXF sono una serie di bordi. Ok? Se faccio, se seleziono tutti questi bordi qua, scusa, seleziono tutti questi bordi qua e faccio una forma legata, viene già fatta la faccia, estrudo e ho fatto il solido. Il shape binder è potente perché poi posso selezionare una faccia, ma posso selezionare un bordo. Posso selezionare quello che voglio e sta roba è dinamica perché cambiando
l'oggetto da cui deriva, lui chiaramente segue e modifica. Quindi se devi seguire dei fori, dei passi, fai una forma legata, non so, al supporto del motore, tutti i fori, tu modifichi i fori qua e di là in automatico segui. Ok. Grazie ancora.